Allora, ultima di campionato, di ultima di girone d'andata, scusa. Andiamo a Varese, l'analisi di questa partita un po' si segue i parti. Beh, non c'è nascondere che è una partita di molto importante, molto stimolante, dove si gioca contro una squadra che ha un'identità molto precisa, una squadra che ha cambiato il meno possibile e ha mantenuto un'ossatura e un gioco con regole chiare sia in difesa che in attacco. Questo ci porta a dover avere un piano partita molto chiaro, eseguirlo, stare attenti a tutto quello che si fa. In un campo molto caldo, in un pubblico molto caldo, e noi veniamo da un periodo, nelle ultime quattro partite abbiamo vinto tre volte e abbiamo perso l'ultimo minuto a Trento. Diciamo, stiamo cercando di passare il periodo un pochino più difficile che abbiamo incontrato sia a livello fisico che a livello di risultati. Speriamo che Varese ci possa dare un'ulteriore conferma della solidità della squadra e del processo di crescita che sta avvenendo adesso con il ritorno di Kevin Martin, con il ritorno di Pietro Radori, insomma, con tutti i ragazzi che ci sono. Prego, domande? Beh, da ieri, oltre a Martin e Radori, è anche un altro giocatore. Ti chiedo in due allenamenti, un allenamento e mezzo, quello che è stato, come l'hai visto, che giocatore ti aspetti, come caratteristiche che può dare alla squadra e se hai già deciso se domani andrà in campo. Allora, chiaramente non mi aspetto il Salvatore della Patria, mi aspetto un giocatore in aggiunta che si può alternare insieme agli altri in campionato e si può aggiungere in Coppa. Chiederò sicuramente una presenza difensiva, una copertura dell'area importante a rimbalzo e poi di inserirsi all'interno della squadra senza particolari pressioni. Lui ci serve per cercare di portare nelle migliori condizioni possibili Brian Poli e come aggiunta a qualsiasi altro problema degli stranieri che si possa avere. Quindi questo ringrazio la società e l'impressione che ha dato ieri, un ragazzo che aveva fatto viaggio, visite mediche, tornare, insomma, 3.000 informazioni perché i nostri giochi d'attacco, la difesa da fare su Varese. Ecco, già stamattina l'ho visto già più a suo agio con la squadra, con il rapporto con i compagni, dove lui ha già giocato una Summer League insieme alla Matt. E così. Sulla partenza per Varese andremo via tutti e domani, dopo la rifinitura, decideremo se lui avrà strumenti a sufficienza per poter scendere in campo oppure se invece, avendo la possibilità di poter scegliere, ci lasciamo anche noi un pochino di respiro e in maniera tranquilla per ragionarci serenamente. Ma quelli come sta? È un problema di tono agonistico più che... No, come è sempre stato, adesso diciamo che non si è fermato, quindi adesso come mercoledì, ecco, cioè nel senso che non ha riprende sicuramente una condizione un po' più alta. Cioè gli 8 minuti di mercoledì sono una questione tecnica puramente? Cerco di chiarirlo un po' meglio, non è fermo per infortunio, è chiaro che questo infortunio gli ha portato un rallentamento della condizione, quindi diciamo che non è al massimo della condizione, quindi avremo bisogno di farlo rientrare con una continuità di lavoro che sia appunto costante in maniera che il suo rendimento possa, la performance possa essere un po' più alta, però può giocare benissimo. Sono stato chiaro? Sì. No, infatti ti chiedevo se era proprio problema di tono agonistico, cioè di... Sì, ecco, perfetto. Sì, perfetto.
di miglioramento, diciamo, della propria condizione fisica e atletica, e questo fondamentalmente. Senti, probabilmente non è ancora al meglio neanche Martin, però si è già visto come la squadra con lui in campo abbia quelle caratteristiche che avevamo visto nelle prime partite di campionato, un'energia, un trasporto che risalta nettamente quando lui è in campo e quando lui non c'è. Come si fa a unire le due cose anche quando lui non è in campo? Perché è evidente che non sia ancora al 100%, però con lui in campo si vede, i numeri lo dicono anche, si vede una squadra che ha un impatto diverso. Sì, dici osservazione molto corretta. Lui non è al massimo della condizione, sta crescendo piano piano. Non dobbiamo fare noi l'errore di esagerare, cosa che ogni tanto si è portati a fare durante la gara, per far sì che lui non abbia qualche ricaduta. Cosa si può fare? Allenarsi tutti, alzare l'intensità degli allenamenti e delle partite da parte di tutti, in maniera che il suo apporto sia non solo quando è in campo, ma anche nell'innalzamento dell'intensità degli allenamenti, che poi si riflette direttamente sulla partita. Ne parlavamo proprio con lo staff di lavoro. È chiaro che se vai a vedere la crescita di questa squadra con tutti i giocatori, fai una fatica bestiale, cioè nel senso che quasi non te lo ricordi di aver lavorato con tutti i giocatori, quindi capire esattamente chi siamo al completo e dove stiamo andando con una gestione. Ecco, mi viene da dire anche che anch'io mi devo allenare, io mi devo allenare ad allenare loro al completo, perché ogni volta è sempre stato una, così, un trovare una, un rimedio a momenti in cui non eravamo tanto a posto. Però sono contento del suo rientro, sono contento dell'energia che ci sta dando, speriamo di utilizzarlo sempre al meglio e speriamo anche che gli altri siano trascinati sempre di più da questa forza difensiva. Difensiva, ma più che forza difensiva, proprio forza nell'intensità nelle cose che fa, che sia contagioso sempre di più per tutti. A posto? A Luca, no, vai. No, qual è, se ha perso solo una volta in casa l'Avellino, qual è la qualità loro principale che andrà a neutralizzare? Beh, intanto la grande difesa che hanno. Questa è la seconda migliore difesa del campionato. In casa riescono, loro hanno questo principio molto, molto marcato di raddoppiare i pick and roll e formare un triangolo con gli altri tre, facendo dei recuperi difensivi molto aggressivi, mettendo grande fisicità sul pallone, sull'uomo che blocca, e zonandosi con quegli altri, uscendo poi con dei cross-out molto aggressivi. Intanto devi essere molto bravo a muovere la palla, ad avere circolazione, a non fermarla, a cercare di attaccare sempre il movimento per far sì di scardinare un po' questa grande loro forza difensiva che hanno. Da lì parte tutto, perché da lì poi dopo loro riescono a correre, soprattutto a Masnago, ed essere molto solidi anche poi in attacco con tantissimo movimento. Non hanno una squadra lunghissima, però una squadra di tanto minutaggio e giocatori che stanno tanto in campo. Quindi questa è la forza principale. Dobbiamo essere molto bravi a difendere bene, però partendo da un buon attacco, perché sennò ti prendono loro il ritmo in mano e riescono poi a gestire la partita. Aggrediscono le partite dal primo quarto come delle bestie, i primi quarti sono sempre molto favorevoli, soprattutto quelli di Masnago. E Avellino, che invece ha avuto una grande qualità offensiva, li ha messi in grande difficoltà, perché non si è fermata, ma non hanno subito questa loro prepotenza fisica e tattica allo stesso modo.
Cambia la qualificazione o meno alla Coppa Italia i giudizi su questa prima parte di campionato? Cioè, come la vedete l'eventuale qualificazione o meno? Gli obiettivi sono playoff e playoff di Champions, però la Coppa Italia era ritenuto comunque un passaggio intermedio, non dico fondamentale, però comunque di una certa importanza. Beh, hai detto tutto tu, ecco, insomma, giustamente hai detto una cosa corretta, cioè nel senso che i nostri obiettivi sono quelli che ci siamo dati, quelli di passare alla Coppa Europea e quelli di arrivare ai playoff. È chiaro che entrare o non entrare in Coppa Italia dispiace o fa più, o si dà qualche cosa di più tangibile, di più bello, di più anche premiante per noi, per tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, per me, per i giocatori, per il club, per i tifosi, per tutti quanti. Però è anche vero che non possiamo negare di aver fatto questo percorso fino adesso, partendo, vincendo 11 partite su 13 gare all'inizio, poi abbiamo avuto un calo dovuto a mille motivi, sia per nostri demeriti, ma anche per delle mancanze oggettive di giocatori, delle difficoltà nuove. È chiaro che sarebbe un premio bellissimo in mezzo a queste mille difficoltà strappare la qualificazione. Se non lo è, non facciamo nessun dramma, perché sappiamo che la strada che abbiamo intrapreso adesso, anche con l'aggiunta del giocatore, con il ritorno di Kevin, il ritorno di Pietro, la crescita di qualche giocatore, credo che insomma, poi ci faccia guardare lontano. A posto così? L'ultima cosa, mi dispiace molto che i nostri tifosi non possano venire a vedere la partita, perché comunque siamo andati, ci hanno dato tanto sostegno e fino adesso hanno condiviso con noi gioia e dolore fino in fondo. Non averli, così, era un pensiero che avevo quando 10 minuti fa mi hanno detto che non possono venire. Sinceramente mi dà molto fastidio, perché in tutto questo percorso l'affetto e il calore che ci hanno dato è sempre stato molto alto, non solo in casa ma anche in trasferta. Quindi speriamo di essere bravi e veramente dare tutto, tutto per tutto, soprattutto anche per loro. Grazie. Grazie.